Grazie, bentornata in questo nuovo video. Finalmente sono tornata a girare un video dopo tantissimo tempo. In realtà vi stavo rifilando alcuni video che avevo girato perché sapevo già nel periodo di Natale che nel mese di gennaio e febbraio non avrei avuto moltissimo tempo, quindi mi ero portata un po' avanti. Quindi rieccomi qui e ritorno con un video tutorial ispirato al make-up che indossa la ormai famosissima attrice Dakota Johnson. Spero che si pronunci così, per chi non lo sapesse, l'attrice che ha interpretato Anastasia Steele nel famosissimo 50 sfumature di grigio. E questo è il trucco che non indossa nel film, ma indossa sul red carpet, quindi agli Oscar 2015. Quindi ho cercato un po' di riprodurlo, mi sono, diciamo, più che altro un'ispirazione. E niente, spero che vi piaccia e vi lascio il tutorial. Sfumo sulla palpebra mobile un ombretto scintillante color champagne. Lo picchietto e poi lo sfumo con le dita successivamente. Poi prendo un ombretto marroncino e lo tampono nell'angolo esterno dell'occhio, prima con un pennello a setole piatte e dopo vado a creare una sfumatura con un pennellino proprio da sfumatura, quello che vedete qui. Sfumo bene in tutta la piega dell'occhio, un po' verso l'esterno e verso fuori. Da questa palettina prendo un ombretto color rame leggermente aranciato e sempre con un pennellino da sfumatura vado nella piega dell'occhio a sfumare ulteriormente il marroncino, donandogli così una tonalità un pochino più calda. Adesso prendo un ombretto color panna opaco e lo applico con un pennello a setole piatte abbastanza ampio sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso prendo questo marrone scuro e con un pennellino a penna lo applico proprio nell'angolo esterno dell'occhio, stando in modo molto preciso, quindi lo picchietto proprio in quell'angolino lì che vedete in video e successivamente lo sfumo. Adesso prendo un color rosato, comunque abbastanza scintillante per aprire un po' lo sguardo e lo applico nella palpebra interna. Ora prendo un ombretto color oro e lo applico sulla palpebra esterna, diciamo un po' a metà dell'occhio, come vedete qui. Adesso è la volta dell'eyeliner. In realtà io utilizzo questo eyeliner in gel perché vado a tracciare una riga sottilissima che serve solo a delineare e a enfatizzare l'occhio perché, come vedete qui, subito dopo la sfumo. Potete utilizzare anche magari una matita se non avete un eyeliner in gel. Serve giusto a dare un po' di profondità allo sguardo. E ora da questa palettina, questa è della nuova collezione Sporty Chic di Pupa, prendo questo marroncino e vado sempre a intensificare la piega dell'occhio. Con lo stesso marroncino sfumo sotto la palpebra inferiore.
e con il color pesca più chiaro sfumo sempre la palpebra inferiore, però nell'angolo interno. E la volta delle sopracciglia. Io utilizzo questa matita, che è una matita naturale di Neve Cosmetics, che come vedete è secondo me molto carina perché ha tutto in un'unica matita. Infatti ha questa specie di pennellino per pettinare le sopracciglia, poi la matita da una parte più chiara per delineare la prima parte delle sopracciglia, che deve essere sempre un pochino più chiara, e dall'altra parte ha la lamina più scura per delineare la parte finale, e poi sfumo bene. Potete sostituire questo passaggio anche magari con un ombretto color marroncino, comunque dipende un po' dal colore delle vostre sopracciglia. Poi applico il mascara sulle ciglia. Passiamo al viso. Allora, io ho già fatto la base col fondotinta e l'ho incipriata, e adesso metto un po' di terra. In realtà nel video vedete già che ce l'ho un po', perché mi ero dimenticata di filmare, quindi diciamo che sto ripassando un po' la terra. La sua truccatrice l'ha applicata proprio sugli zigomi, quindi l'applico sugli zigomi e sfumo bene, perché adesso diciamo che è diventata un po' troppo intensa. Poi invece sulle gote lei ha proprio un fard rosato proprio in questa parte qui, al centro delle gote. Io utilizzo questo fard pescato, non rosato, in crema, quindi lo picchietto leggermente, deve essere comunque il risultato abbastanza naturale. Poi prendo una matita, utilizzo questa matita rossa e faccio una linea veramente molto sottile, quasi impercettibile. Perché voglio solo delineare leggermente le labbra, infatti poi con un pennellino angolato vado a sfumare bene questa linea, perché farò un mix di rossetti per aggiungere il suo rossetto, il rossetto che ha lei. Applico prima questo rossetto color pesca aranciato, questa è una tonalità molto primaverile, che mi servirà poi a smorzare il rosso che applicherò successivamente, perché il suo rossetto è una sorta di rosso aranciato. Siccome io non ce l'ho, me lo creo e vado a tamponare con un pennellino il rosso e a sfumarlo benissimo sopra al rossetto brillante color pesca che ho applicato prima, e faccio così un mix tra il rosso e il pesca fino a raggiungere il risultato che mi soddisfa. E questo è il trucco finale, spero che vi piaccia. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo siete e guardare qui i miei ultimi video. Ciao!